Anche l'Abruzzo rivive l'antica tradizione del bellissimo presepio napoletano settecentesco permanente, ideato e oggi rinnovato da Mario Londrillo. È possibile visitarlo lungo via Nazionale Adriatica Nord a Pescara, il numero 225. Il presepio resta aperto nei giorni feriali solo il sabato pomeriggio e nei giorni festivi, mattina e pomeriggio, dal 4 dicembre al 31 gennaio, dalle ore 10 alle ore 13, dalle 15.30 alle 19.30, una vera e propria passione per l'artista Mario Londrillo. Allora, questo presepe è nato nel 1990, ha fatto il 31° anno quest'anno, ci sono 163 pastori movibili e 200 fissi. È uno dei più grandi presepi di tutta Napoli. Ci sono poi, abbiamo visto, anche delle atmosfere particolari, le luci, il giorno, la La notte. costellazione è fatta, la costellazione terrestre, tutti i piselli, non è come lo fanno oggi con le fibre ottiche, è naturale questo. E poi c'è l'Annunciazione, l'Arcangelo Gabriele va incontro a Maria, poi c'è il Gesù è nato. C'è la cometa, la luna, la neve, e poi c'è vento, pioggia, tuono, c'è tutto in questo presepio. I personaggi che si muovono. Sì, si muovono tutti, la maggior parte si muovono tutti, le galline si muovono, gli uccelli beccano il cibo sulle piante. E poi ci sono le pecore che bevono l'acqua, il boscaiolo batte l'albero, 27 colpi, dopo l'albero cade, di notte si rialza, tutto è elettronico. Quanto tempo ci ha messo per fare questo E presepe? questo ci ha voluto 10 mesi di lavoro, trascurando le famiglie. Anzi, sono prenotate in molte città per appuntamento, perché qua è una cosa impossibile tenere tutto a barco, il Green Pass che c'è si deve controllare. Eh sì, rispetto delle norme anti-Covid, vediamo qui questo presepe bellissimo. Dell'anno 1700, ci hanno rotto di vetro, queste pecore sono tutte del 1700. Insomma, un presepe da non perdere. Ricordiamo che è aperto dal 4 dicembre al 31 gennaio. Per il Covid, però, il presepio resta aperto nei giorni feriali solo il sabato pomeriggio e nei giorni festivi, mattino e pomeriggio, giusto? Fino al 31, sì, giusto. Vogliamo invitare allora tutti a venire a visitare questo presepe? Sì. Venite tutti quanti a vedere questo bellissimo presepio, perché è bello vederlo sul posto. E non ve ne E non pentirete. vi venderete.